pomeriggio, cari amici. Anche oggi vi tocca vedere me. Sostituisco Mimma che è fuori per delle visite. Ben ritrovati, amici, per la prima edizione del nuovo anno. Intanto vogliamo ringraziarvi per la valanga di auguri e di messaggi che ci avete mandato. Noi li leggiamo tutti, anche col nuovo tablet che ci ha regalato la nostra cara amica Catena Fiorello. Grazie Catena! Grazie Catena! Grazie! Grazie di tutto cuore! Ma adesso direi che è il momento di iniziare con le notizie. Con che cosa partiamo, Simone? Ma da che potremmo partire? Abbi pazienza, Carmelo. Dalla nostra premier, Giorgia Meloni. E parliamo della conferenza stampa che ha tenuto all'inizio dell'anno. Nonostante sia passata una settimana, continuano le polemiche. E di che si parla? Di chi tu che disse su Messi? No. Delle strategie per l'immigrazione? Nemmeno. Delle elezioni europee? Sei fuori strada. E di che si parla allora? Non manierlo con l'arma sospesa. Tutti parlano che la nostra premier a un certo punto ha abbandonato la conferenza stampa. Sapete perché? Per andare al bagno. Argomenti di urgentissima necessità. Non tutti i giornalisti sono seri come gli altri. Ma sentiamo assieme. Grazie Teresa Trillo, Radio 24. Tu amori, raga. Buongiorno presidente. Ti ha sentito, eh? Lo so. Io tornerei. Comincio ad avere degli sbarioni. Prego, mi scusi, mi no, scusi. Scusi lei. Grazie, siamo giunti alla finale. Signori, io devo andare in bagno, non so come fa. Vi giuro, le vorrei farcela per altre tre domande, ma posso? Che devo fare? Scusatemi. Penso di non abbia fatto il pane. E porazza, quando scappa, scappa. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Andiamo avanti con Chiara Ferragni. È scandalo. La famosa influencer, venita nell'occhio del ciclone per le sue dubbie attività di beneficenza legate alla vendita delle panettoni Balocco. Sì, beneficenza. Beneficenza sa faceva di suo sacchetto. La Ferragni è stata sanzionata dall'antitrust per una multa di 1 milione di euro e risulta, oltretutto, indagata per truffa aggravata da ben 4 procure. Sotto inchiesta sono finite tutte le altre attività benefiche, le uova di Pasqua, i biscotti, le bambole e il cachet di Sanremo. Come si dice, ciò arrabbiate, ciò puzzadeci. Vi chiederete come ha reagito l'influencer. Beh, ha fatto un video di scuse che non ha per niente convinto l'opinione pubblica, ma nel tentativo di rimediare ha devoluto 1 milione di euro all'ospedale Santa Margherita di Torino. Sì, prima si fanno i cosi e poi si cianciano. Lacrime di coccodrillo. Il coccodrillo come va? Non c'è nessuno che lo sa. Nonostante il video, le donazioni, le scuse, Chiara Ferragni ha continuato a perdere credibilità. Pensate, più di 157.000 fan persi in una sola settimana. Ecco perché cianci! Persino la Coca-Cola ha sospeso la campagna pubblicitaria che doveva partire questo mese. E la Safilo, marca di occhiali, ha sospeso ogni collaborazione parlando di problemi etici.
Ma attenzione, scoop, scoop, è appena giunto in redazione un nuovo ed inedito video di scuse di Chiara Ferragni e siamo i primi a mostrarvelo. Chiara, 3, 2, 1, si gira! Cosa è successo? Non me l'aspettavo, Ciao guys, sono molto dispiaciuta, sono proprio avvelenata, non lo so perché, cosa è successo, non lo so, non riesco a capire. È stato un errore di comunicazione, però adesso sono scomunicata, aiutatemi, perdonatemi, io voglio bene a tutti, io amo a tutti, ma a me non mi vuole bene più nessuno. Ma sono stata convincente, ragazzi. Sì, sì, Chiara, puoi continuare, continua. Sì. Allora, cosa devo dire sempre? Per farmi perdonare, ho preparato una nuova campagna di beneficenza. E stavolta sarò Chiara. Chiara Taccagni. Ed ecco il mio pandoro farlocco! Non è finita qui, ho già pronto le uova di Pasqua! Ehi, guardate come sono belli! In questa campagna di beneficenza sostenetemi, amici, e per me stessa! Più chiara di così? Ciao, ciao amici, ciao! Grazie Chiara Taccagni, in bocca al lupo per il tuo pandoro farlocco e per l'uovo di Pasqua di frodi preziose! Notizia estera. Stupro nel metaverso. In Inghilterra, durante un gioco della realtà alternativa, una ragazzina di 16 anni è stata violentata e aggredita virtualmente da altri partecipanti. Si è aperto un grande dibattito se considerarlo un vero e proprio stupro, visto che non c'è stata una vera aggressione fisica. Ma figliolo, ma quale metaverso? Pigiata la vita, sovesso, giusto! Ma figlioli, lasciate stare sti videogiochi, nisciti! Vivere la vita reale! E adesso, amici, per voi un nuovissimo spazio dal nome Ora et Riguora. Ad ogni TG il nostro Gianni ci delizierà con una meravigliosa preghiera. Quindi, linea a Gianni Maisano. Iniziamo questo nuovo momento, ora et incora, con questa bellissima preghiera alla Vergine Maria. Madonnina mia, non ti scordar di me,
quando la via di questa vita si fa aspra e dura, non ti scordar di me per vicine pure. Nelle amarezze non mi negar m'averne venerezze, vergine bella, quando l'anno in furia la procella, se si fa sera, se mi circondo ovunque la bufera, non ti scordar di me, madre del cielo, ricoprimi col tuo virginio velo. Dolce Maria, quando verserò nell'agonia, non ti scordar di me dal paradiso, mi vieni a prendere tu col tuo sorriso, per ricondurmi in crema al creatore, non ti scordar di me, madre d'amore. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Continuate a seguirci sui nostri social e anche in quelli di Niceto TV. E ricordate di mettere like, commentare e condividere. Più siamo e più ci abbiamo.